Il cuore batte forte. È notte senza luna. Si può andare. Figlia mia, perdonami. Ti racconto le cose che vedo, che sento, e tu dormi, non guardare. Dopo la tempesta si è potuto celebrare il rito del teatro a Veleia Romana. Mercoledì sera l'antico foro è stato riempito da un pubblico di fedelissimi arrivati dal Piacentino, dal Parmense, dal Milanese e oltre, nonostante il maltempo che aveva colpito anche il nostro Appennino in serata. Avete sfidato gli dèi, tanta gente che si prende il rischio della pioggia per ascoltare delle parole, fa ben sperare anche in un tempo come il nostro, in cui alla parola si dà sempre meno peso. Così ha ringraziato il pubblico Massimo Recalcati, il noto psicanalista protagonista di questo primo appuntamento del Festival del Teatro Antico. La madre del bimbo vivo si rivolse al re poiché le sue viscere si erano commosse per il suo figlio e disse: Signore, date a lei il bambino vivo, non uccidetelo affatto. L'altra disse: non sia né mio né tuo, dividetelo in due. Prese la parola il re e disse: date alla prima il bambino vivo, non uccidetelo, quella è sua madre. Con lui due grandi interpreti del teatro italiano, Mario Perrotta e la moglie Paola Roscioli, che con lui hanno dato vita a un'improvvisazione a tre voci sul materno, dal titolo Madre, indicativo presente. Un viaggio nelle profondità e nelle contraddizioni di ogni donna, animata sia dal desiderio di donare la libertà al figlio, sia di trattenere per sé il bambino. Dalla figlicida Medea alla sua antitesi, Lireta, profuga albanese che salvò la propria figlia di pochi mesi, approdando con lei 20 anni fa sulle coste della Puglia, terra d'origine dell'attore Perrotta. Le voci di donne dal mito e dalla letteratura del passato hanno così illuminato il nostro presente. All'ultima piuma, tutto il regno per te. E invece ti lascio baracche e spine, polveri pesanti su tutto lo scenario.